Continua il viaggio del Galle tra la Valle del Giovenzano e i Monti Prenestini. Ci troviamo nel comune di San Vito Romano all'interno della villa comunale per un progetto puntuale mirato alla riqualificazione e alla ristrutturazione dello stesso, in questo caso per una struttura polifunzionale che andrà praticamente a servizio e a supporto, in questo caso nello specifico anche di un plesso scolastico. Bene ha fatto l'amministrazione comunale ad individuare nell'interno della propria città una struttura sicuramente importante e soprattutto fruibile da tutti. Buongiorno, ben arrivati, vi accogliamo in questo grande parco, 4 ettari di parco, al centro del quale realizziamo questa opera fantastica, attesa da me, ma attesa soprattutto dalla popolazione. Che utilità avrà? È un'area multidisciplinare per lo sport, per le attività ricreative, ma anche uno spazio che potrà ospitare con assoluta comodità e accoglienza eventi che possano essere relativi a piccoli mercatini di artigianale, mercatini di prodotti tipici locali, agricoltori, coltivatori diretti che possano qui vendere i loro prodotti. Abbiamo poi un valore aggiunto. Siamo vicinissimi ad un'altra struttura comunale che è un piccolo ospedale che accoglierà a breve un centro diurno per malati di Alzheimer e la messa a disposizione del parco, ma la messa a disposizione di questa struttura contribuirà anch'essa per loro a dare uno spazio di ricreazione, di socializzazione e di recupero che credo sia essenziale. Il progetto prevede la realizzazione di questa struttura lignea con dei ritti e delle capriate in legno che riescono a coprire circa 400 metri quadrati di area pubblica. Attualmente i lavori hanno riguardato la realizzazione delle fondazioni con delle prese a terra sulle quali poi verranno posizionati i pilastri in legno e sui quali verranno posizionate queste capriate